Presentazione del corso di disostruzione delle vie aeree pediatrico, di cosa si tratta? Si tratta semplicemente di imparare alcune manovre di disostruzione pediatriche per i bambini. Noi sappiamo che solitamente i bambini hanno la facoltà di appena nati, dai 12 mesi diciamo in su, di prendere degli oggetti, possono essere giocattoli, possono essere, può essere cibo, e di metterli in bocca. Questo può far sì che diventa un'ostruzione delle vie aeree nella trachea, per cui noi oggi presenteremo alcune manovre, semplici manovre di intervento che possono imparare tutti immancabilmente da genitori, babysitter, maestre e nonni, che solitamente i nonni sono quelli più, diciamo, più vicini ai nipoti, perché magari i genitori devono lavorare, vogliono stare un po' da soli, quindi anche i nonni sono ben accetti oggi a imparare queste semplici e poche manovre. Si tratta soltanto di avere tanta buona volontà e memoria, perché tante persone dicono: ah, ma io quando mi trovo in difficoltà di questo tipo non riesco ad andare avanti. Non è vero questo, non è vero, perché se tu conosci le manovre, il panico si esclude in automatico. Il panico viene nel momento in cui tu non conosci certe manovre, ma è in tanti altri ambiti. Cioè, il panico, quando tu non conosci come fare, viene il panico. In Italia questa cultura sinceramente non sussiste, non c'è. In altri paesi, anche d'Europa, tipo Svizzera, Francia, Germania, sono già molto più avanti rispetto a noi in Italia. Loro hanno anche all'interno delle scuole, che dovremmo avere anche noi qui in Italia, dei defibrillatori. Defibrillatori, noi sappiamo benissimo che può fermare una fibrillazione del cuore, e un soccorritore abilitato come noi insegniamo può salvare una vita. Noi in Italia abbiamo 73.000 persone che muoiono in arresto cardiaco. Con questi corsi che noi certifichiamo anche a livello regionale, possiamo insegnare loro di intervenire nel momento in cui c'è questa necessità. Oggi parleremo soltanto di bambini e un po' di adulti, perché si tratta di un'introduzione di queste manovre. Spero che questa giornata di oggi sia una giornata come un amplificatore, cioè che possa essere divulgativa. Anche le persone che sono oggi qui all'interno possono divulgare queste manovre, oppure convincere altre persone a venirci a trovare per insegnare loro questo, non so come dire, queste piccole manovre. Lo ripeto centinaia di volte, però sono semplici manovre che possono salvare davvero un bambino. È partita la raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore dopo aver fatto appunto questa esperienza con il Salvamento Academy. Abbiamo deciso non solo di sostenere questa iniziativa dopo aver fatto questo corso, perché ci sembrava interessante e d'altra parte anche semplice per gli utenti, quindi in tempi tra virgolette di pace ci sembrava giusto renderci utili e quindi collaborare col Salvamento Academy. Avendo superato l'esame con una quindicina di volontari, abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno, visto che in tante manifestazioni dove sono frequentate da molte persone, forse averne uno e saperlo utilizzare sarebbe stato indispensabile. Quindi abbiamo pensato, in questi giorni ci si presenta con dei volontari davanti a dei supermercati che ci hanno autorizzato e riusciamo a raccogliere qualcosina, e dovremo arrivare all'obiettivo dell'acquisto di un defibrillatore.